Pace sia con voi, bentornati su Spirito di Verità TV. Oggi parliamo di battaglia, la battaglia in terra e battaglia anche in cielo, quindi battaglia spirituale. Vorrei introdurvi l'ospite di quest'oggi che è Don Marcello Stanzione. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Don Marcello è un parroco. Esperto di, insomma, di angeli, di cori angelici, di tutto ciò che riguarda quell'argomento del quale si parla ben poco anche nella Chiesa Cattolica, che però ha una grande importanza. Vuoi dirci innanzitutto qualcosa rispetto a questi cori angelici? Hai scritto anche diversi libri. Sì, come hai detto bene tu, io sono un parroco di campagna, non ho mai insegnato religione, neppure alle scuole elementari. Il Signore mi ha creato questa situazione favorevole, avere tanto tempo per poter leggere, scrivere, fare un certo tipo di apostolato. Circa 25 anni fa, come dicevi tu, siccome nella Chiesa purtroppo è in decadenza la devozione a San Michele e agli angeli, il Signore mi ispirò a dedicarmi a questa forma di apostolato. Quindi io, ripeto, non sono un accademico, ma sono un apostolo attraverso i libri, attraverso le conferenze, come anche attraverso questa intervista che mi stai facendo. Io parlo a un vastissimo pubblico, non solamente ai 1.000 abitanti della mia piccola parrocchia, e cerco di diffondere appunto la devozione cattolica agli angeli. Io ho due obiettivi. Un obiettivo interno: riprendere fortemente l'amore ai santi angeli, perché da circa 60-70 anni, con la secolarizzazione di una parte del cattolicesimo, c'è stata una desacralizzazione. Questo lo vediamo anche nelle nostre chiese, no? Le nostre chiese non sono belle come quelle di una volta, manca questa aria di sacralità, si fa difficoltà, c'è difficoltà a pregare nelle nostre chiese moderne. Mancano del tutto le statue dei santi, degli angeli, forse appena appena c'è la statua della Madonna, ma neppure in tutte le chiese. Quindi c'è una lotta interna per riprendere questa spiritualità all'interno del cattolicesimo. E poi c'è un combattimento esterno che io faccio in una forma apologetica, perché se noi andiamo nelle librerie ci sono tantissimi libri sugli angeli, ma sono autori New Age, cabalisti, esoterici. Per cui ho cercato di distruggere, da buon combattente cattolico, questo monopolio, come dire, gnostico, New Age sull'angelologia. Ho scritto 300 libri che sono stati tradotti anche in polacco, in francese, inglese, portoghese, eccetera, eccetera. Questo perché appunto c'è carenza di autori cattolici che cercano di diffondere l'amore ai santi angeli di Dio. Quasi ogni pagina della scrittura si parla degli angeli. Io spesso faccio questa battuta: se vogliamo strappare dalla Bibbia tutte le pagine dove si parla degli spiriti celesti, della Bibbia rimane quasi niente. Quindi dalla Genesi fino all'Apocalisse ci sono centinaia e centinaia di riferimenti biblici agli angeli. Nonostante che il Nuovo Testamento sia più piccolo a livello di materia, a livello di voluminosità rispetto all'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento ci sono ancora più angeli come citazioni. Quindi non è vero che è venuto Gesù Cristo, è l'unico mediatore tra l'umanità e la divinità, e gli angeli li possiamo mandare via. Andavano bene forse nell'Antico Testamento? Assolutamente, noi abbiamo gli angeli di Gesù. Gesù è il re degli angeli, quindi con Gesù gli angeli hanno ancora un ruolo importantissimo, e lo vediamo nella Natività, lo vediamo nella lotta nel deserto, e lo vediamo nel giardino del Getsemani con l'angelo consolatore, lo vediamo a Pasqua con gli angeli che annunciano la resurrezione alle pie donne, gli angeli in bianche vesti, e lo vediamo all'Ascensione. Ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che dall'inizio fino alla morte gli angeli sostengono sia i singoli che la Chiesa, ma io oserei dire che anche dopo la morte, perché i nostri angeli ci aiutano, ci accompagnano in purgatorio per portarci poi in paradiso. Tu mi hai chiesto qualche cosina sui nove cori angelici, ci sono questi riferimenti biblici sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, che di San Paolo. Ecco, abbiamo questa divisione in nove cori. È un'ipotesi teologica che nasce da Dionigi Areopagita.
una visione gerarchica dove appunto da Dio ci sono queste varie gerarchie angeliche fino ad arrivare agli esseri umani, noi saremo il decimo coro. Poi magari in una prossima intervista spiegheremo meglio i nove cori angelici, serafini, troni, potestà, angeli, arcangeli, eccetera, eccetera. La cosa importante da capire è che la verità, come dire, viene fluita attraverso diverse fasi prima di arrivare agli esseri umani. Gli esseri umani, noi abbiamo contatti con l'angelo custode e con gli arcangeli, ecco, perché poi difficilmente possiamo entrare in contatto, per esempio, con i serafini, no? Serafini, cherubini sono gli angeli più vicini a Dio. Più si è vicini a Dio e più si ama Dio. Questo è molto importante, anche perché alla fine chi è l'angelo cattivo? Chi è il diavolo? Il diavolo è l'angelo più lontano da Dio perché lui odia Dio. Allora, più si è vicini a Dio, più si ama Dio. Più si è lontani da Dio, più lo si odia. Bene, diciamo una bella panorama, un bel excursus. Mi viene da pensare alla battaglia spirituale attualmente, che è evidente, almeno alcuni se ne sono accorti, non proprio tutti, però anche chi non è cattolico si rende conto che c'è qualcosa che non va. Cioè, ci sono questi spiriti del male, che alcuni sono anche incarnati a quanto pare, che stanno portando avanti un certo tipo di battaglia, di oppressione verso l'essere umano. E poi sappiamo che San Michele Arcangelo invece combatte dall'altra parte con le sue milizie. Riusciresti magari a approfondire un po' di più la figura di San Michele Arcangelo e il ruolo che ha in questo momento storico che sembra essere decisivo? Ecco, allora noi partiamo da quest'idea. Spesso abbiamo un'idea distorta degli angeli, purtroppo anche attraverso un certo tipo di raffigurazioni, no? Gli angeli, i puttini, questi bambini paffutelli con le alette, come dire, inermi, stupidelli, eccetera, eccetera. Ecco, la Bibbia e anche la vita dei santi invece ci insegna che gli angeli sono esseri luminosi, potenti, virili, forti. La virilità non è una cosa maschile, la virilità ce l'hanno anche le donne, pensiamo a Giovanna d'Arco, a Teresa d'Avila, eccetera, eccetera. Ecco, allora, nella Bibbia gli angeli sono l'esercito di Dio. Dio è chiamato Yahweh Sabaoth, il Signore degli eserciti. E il capo degli angeli, il guerriero per eccellenza, è appunto l'arcangelo Michele, qui sunt Deus, chi come Dio, è un grido di battaglia. È molto interessante il fatto che San Michele è sempre raffigurato nell'atto di calpestare il diavolo, cioè lo tiene sotto controllo, lo vince. È molto importante questa raffigurazione. È anche importante la posizione della spada. Io spesso ricordo questo fatto nella vita di Padre Pio, quando San Giovanni Rotondo negli anni 50 è stato ristrutturato il santuario della Madonna delle Grazie. Padre Pio si era raccomandato al mosaicista che stava appunto preparando l'immagine di San Michele, gli ha detto: figlio mio, mi raccomando, metti bene la spada dell'arcangelo nella bocca del diavolo, che da quella bocca escono le bestemmie, le calunnie, escono le falsità. Oggi le possiamo chiamare fake news. È un dato di fatto che oggi c'è una grande confusione, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. È sempre stato così, però oggi è ancora peggio perché appunto sono combinate delle fake news in un modo meraviglioso che ormai effettivamente non sai dov'è la verità e dov'è l'inganno. Comunque, nella Chiesa in 21 secoli le cose sono sempre andate un po' male, però mai come oggi. Oggi c'è una situazione di forte decadenza. Lo vediamo con il crollo quantitativo, ma anche qualitativo delle vocazioni, no? Lo vediamo con la mancanza di conoscenza del catechismo di base. Cioè, io non riesco a capire quelli che criticano la Chiesa di 100, 200, 300 anni fa, quando in quel tipo di Chiesa, anche se la messa era in latino, le preghiere in latino, le persone le sapevano a memoria, la gente conosceva, anche i più ignoranti, i rudimenti fondamentali della fede. Oggi le persone non si sanno fare più il segno della croce, quindi c'è stato un crollo della formazione e della informazione religiosa. Quindi significa che c'è stato qualcosa che non ha funzionato a livello di trasmissione della fede. Quindi oggi c'è
il buonismo, no? Questo buonismo nella Chiesa Cattolica comporta dei grossi cedimenti sia in campo dottrinale che in campo morale. Faccio un esempio: io qualche anno fa ho fatto una conferenza a Messina sugli angeli. Dopo la conferenza è venuto da me un vecchio professore di teologia dogmatica, aveva più di 84-85 anni, e mi ha detto chiaramente: io non credo agli angeli, ai diavoli, per me sono generi letterari, no? Gli angeli, mi ha detto, sono simboli del bene, i diavoli non esistono, sono simboli del male. Questo qui per circa 30-40 anni era stato professore di teologia dogmatica ai futuri preti, no? Poi accanto a lui c'era un altro prete più o meno della mia età, 55-60 anni, il quale ha detto: no, io credo all'esistenza degli angeli, il professore non ci crede, io ci credo. Allora è chiaro, questa è una religione cattolica poco seria, che non so che fine farà, perché numero uno, se il catechismo dice che gli angeli sono una verità di fede, se tu dici che gli angeli non esistono, sono simboli del bene o del male, sono generi letterari, tu dici una bugia, perché la verità è che gli angeli esistono. Seconda cosa, questo relativismo dottrinale: tu credi agli angeli, va bene, tu credi, come dire, che non esistono, va bene lo stesso. Poi sono cose che noi ci trasciniamo anche a livello morale, no? Allora, per me l'omosessualità è una cosa disgustosa. È un peccato enorme. Il Catechismo di San Pio X dice che l'omosessualità chiede vendetta al cospetto di Dio. Se si parla con tanti sacerdoti, ormai è un fatto normale, un fatto acclarato. Ultimamente abbiamo visto addirittura un cardinale, là, quello del Lussemburgo, ha detto: dobbiamo rivedere la dottrina, come se nella Bibbia non c'è chiarezza e nel magistero morale della Chiesa non c'è chiarezza su questo punto. Quindi voglio dire, se una religione si presenta con queste falle, non c'è chiarezza morale, non c'è chiarezza dottrinale, tu fai così, tu fai l'opposto e va bene. È chiaro che noi siamo destinati ad autodemolirci, ad autodistruggerci. Quindi, ritornando al professore, io dissi: professore, massimo rispetto, io sono un povero prete di campagna, però vorrei dire, come hai fatto a fare il prete per oltre 60 anni? Cioè, durante la messa, quando prima della consacrazione noi diciamo uniti agli angeli, agli arcangeli, ai serafini, ai troni, alle potestà, e tu che, siccome non credi agli angeli, e quindi non ti puoi unire agli angeli, che fai? A quel punto non reciti le parole prima di entrare nella consacrazione, poi che fai? Il santo non l'hai mai recitato, uniti agli angeli e ai santi, diciamo: santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. E allora il 2 ottobre, festa dei santi e angeli custodi, la messa non la celebri. 29 settembre, Michele, Gabriele, Raffaele, la messa non la celebri. Insomma, voglio dire, gli angeli sono importanti. Io apprezzo molto Plinio Correa de Oliveira, un grande filosofo brasiliano, il quale ha detto chiaramente che noi, se combattiamo la buona battaglia con gli angeli, possiamo vincere, ma senza gli angeli, detto una bella espressione molto forte, detto, è come se volessimo vincere 100 mostri con una piccola spada. Cioè, voglio dire, la Chiesa è militante, però se non chiediamo gli aiuti degli angeli, in modo particolare di San Michele, noi siamo destinati ad una gravissima decadenza, e già lo stiamo vedendo. È stato un gravissimo errore nel 1964, secondo me, togliere le preghiere leonine alla fine della messa. 1964, la preghiera obbligatoria a San Michele Arcangelo è stata tolta, è stato un gravissimo errore. Padre Pio era molto scontento di questo fatto. Lui fino alla morte ha recitato tranquillamente alla fine della messa la preghiera a San Michele Arcangelo. Però io vorrei dire, noi dobbiamo essere anche un po' coerenti. Cioè, un papa non può dire: è entrato il fumo di Satana nella Chiesa, quando poi tu, papa, hai tolto la preghiera obbligatoria di San Michele Arcangelo. Dice: da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nella Chiesa. Abbiamo tolto l'ordine minore dell'esorcistato, e per cui, a parte il fatto che nelle nostre facoltà teologiche, nei nostri istituti di scienze religiose, dove si forma, come dire, i quadri operativi della Chiesa, i preti, i diaconi, gli insegnanti di religione, i catechisti,
Ci sono piccolissimi accenni agli angeli e ai diavoli a questa realtà. Cioè, abbiamo il problema nostro è che c'è un cattolicesimo secolarizzato, cattolicesimo, come dire, che non attira. Cioè, io vedo tantissima gente che sono interessati agli angeli, ma nelle loro parrocchie non c'è una catechesi sugli angeli. Poi c'è tantissima gente che legge questi libri demenziali sugli angeli, cabalistici, New Age, però la colpa è di chi è? Se noi non facciamo un certo tipo di lavoro, è chiaro che ci saranno altre agenzie, dove c'è un vuoto, c'è sempre qualcuno che poi in qualche modo lo colma, e certamente gli angeli che presentano quest'altri non sono gli angeli della Bibbia, non sono gli angeli dei santi, non sono gli angeli appunto della spiritualità cristiana. Certo, allora io parlando prima appunto col fatto che hanno tolto la preghiera a San Michele Arcangelo a fine della messa, mi viene in mente anche il cambio diciamo, del rito dell'esorcismo, proprio durante, mi ricordo, ho letto dei libri di Padre Amort che diceva che utilizzava quello vecchio perché quello nuovo non era efficace come le preghiere, no? Sembra quasi che ci sia la volontà di togliere tutti quei catecon come l'acqua benedetta in chiesa, poi ce ne sono tantissime altre, l'acqua santa in chiesa, che fa altro che da qualche fessura. Qui sta parlando di una porta aperta proprio all'inferno. Allora, quello che fanno in realtà le elite massoniche, che poi si ispirano chiaramente a riti esoterici e quindi al demonio, loro credono di gran lunga di più al loro padrone e quindi credono molto di più anche nella presenza di Dio, di Cristo, rispetto a tanti cattolici. Quindi noi, la maggior parte dei cattolici purtroppo ha questa fede edulcorata, un po' annacquata, che anche per quanto riguarda gli angeli, ma dico anch'io nel mio, insomma, ho colpa di questo, anche perché non mi sono mai affidato più di tanto, per esempio, solo all'angelo custode, ad esempio, no? Poi sto rivalutando negli anni la figura di San Michele, lo sto pregando chiaramente tutti i giorni e dopo il rosario, però è questa cosa, è vero, la colpa ce l'ha probabilmente la Chiesa Cattolica, che ha lasciato un po' andare quelle cose, secondo me anche indotte da altre forze interne, per fare in modo che le persone si trovassero alla situazione odierna. Sì, riguardo all'acqua benedetta, voglio dirti una mia esperienza. Quando, in base al Covid, ci è stato detto di togliere l'acqua santa, l'acqua benedetta dalle acque santiere, perché appunto 50-60 mani vanno nella stessa acqua, io l'ho tolta, però dopo qualche giorno io vivo con mia mamma, una persona di santa vita, molto anziana. Mia mamma la mattina viene da me e dice: "Senti, ma c'è, cioè, stanotte ho fatto questo sogno", ho detto a mia mamma, dice: "Ho sognato l'acqua santa dentro le bottigliette dove appunto si mette il liquido per purificarsi le mani, no? Il gel". Allora io ho fatto questo. Sui tavolini in chiesa ho messo le bottigliette con il gel e si vede chiaramente che è il gel. E poi nelle acque santiere ho messo le bottigline con l'acqua santa, l'acqua benedetta, con la scritta acqua santa, in modo che le persone premono il pulsantino e prendono l'acqua santa e si fanno la croce. Però vorrei dire, alcuni purtroppo sono contro le processioni, sono contro il rosario, sono contro le immagini sante, sono contro i pellegrinaggi, sono contro l'acqua santa. Come dire, questo è il ramo, come dire, anglicano, ma neanche forse, protestatizzante, protestante un po' all'interno del cattolicesimo, no? Però magari altri sacerdoti non ci hanno pensato che possono mettere l'acqua santa proprio in queste bottigline, e quindi le persone possono avere l'acqua santa, ecco. L'acqua santa è molto importante, lo dice anche Santa Teresa d'Avila, lo dice San José María Escrivá de Bellaquer, contro le tentazioni. Perché c'è l'acqua santa nelle nostre chiese? Non solamente perché è il memoriale del nostro battesimo, se noi entriamo nella chiesa e partecipiamo all'Eucaristia perché siamo stati battezzati, no? Ma poi anche perché, facendoci il segno della croce con l'acqua santa, noi allontaniamo tante tentazioni, no? Voglio dirti, per esempio, io quando vado in giro a fare apostolato, a fare catechesi, a fare conferenze,
porto sempre con me l'acqua benedetta, a parte il fatto che essendo prete non ho problemi, benissimo, sono il produttore di acqua benedetta, prendo l'acqua dalla fontana e la benedico, insomma. Però mi porto sempre con me l'acqua benedetta, quando vado a dormire in qualsiasi parte, ecco, io butto la notte sempre l'acqua benedetta sul letto e nella stanza. Non so chi ci ha dormito in quella stanza, non so che cosa ha fatto, non so che cosa ha pensato. E quindi poi prima di partire io benedico sempre la macchina, proprio perché tu vai a fare apostolato e a combattere il diavolo, e io vengo da una vita sempre incidenti a fianco a me, grazie a Dio, incidenti non mai fatti. E quindi voglio dire, l'acqua santa non è da sottovalutare, fa parte appunto del cattolicesimo di sempre. Ecco, noi siamo passati da una grande chiesa, da una grande spiritualità, come dire, ai giochetti dell'ACR, alla caccia al tesoro. È chiaro che poi a un certo punto nessuno più ci frequenta più di tanto. È vero che, come dire, c'è tanta gente che non è interessata veramente alla fede e alla spiritualità, però quei pochi che sono interessati non li possiamo perdere perché non diamo dei contenuti di qualità. Ecco, questo è molto importante. Molto È molto importante. importante il fatto dell'acqua santa, ma anche di San Michele, perché San Michele è ritenuto l'angelo dell'acqua. Tieni presente che in Egitto il Nilo è stato consacrato a San Michele. E poi a Gerusalemme, nel Vangelo di Giovanni, si parla di quella piscina famosa dove si agitava l'acqua, era un angelo che l'agitava, veniva messo l'ammalato, il primo ammalato veniva guarito per opera non dell'acqua, ma dell'angelo che metteva l'acqua in movimento, e per i rabbini ebraici quest'angelo era San Michele. Quindi San Michele è sempre collegato all'acqua santa, in hoc signo vinces, io mi faccio il segno della croce con l'acqua santa pensando a San Michele e dicendo in hoc signo vinces. Ho visto che nelle chiese del nord Italia e soprattutto in Austria, in Germania, quando si apre la porta, vicino all'acqua santa c'è sempre la statua di San Michele. San Michele e l'acqua santa sono strettamente collegati, perché San Michele è il custode, come dire, delle chiese, sia della chiesa, sia anche delle chiese con la C piccola. Quindi alla fine sono delle sensibilità. Se tu sei devoto della Madonna e degli angeli, ti fai il rosario, alla preghiera a San Michele, alla fine capisci anche l'importanza dell'acqua santa. È tutto collegato, ecco. Sì, devo dire che anche a San Damiano Piacentino, San Michele stesso ha indicato a Mamma Rosa il punto dove poter scavare il pozzo che tuttora sgorga, fa sgorgare acqua. Acqua benedetta, tra l'altro lì a San Damiano, non so se ti è mai capitato, ma è Non andando a San Damiano. pieno di ex voto. Io ci vado una volta al mese a fare la scorta di acqua e c'è lì la spada di San Michele fatta in, se non sbaglio, in rame, posta proprio sopra la cappellina. Sì, sono andato a San Damiano, ho bevuto quell'acqua e raccomando tutti di andare a San Damiano e sono un ammiratore di Mamma Rosa, una donna di santa vita. D'altra parte anche il suo confessore, il suo padre spirituale, ne dicevo un gran bene. Io ho fatto anche alcuni articoli che trovate su Aletea, appunto su Mamma Rosa. Ecco, ripeto, io certe volte rimango un po' perplesso, perché ripeto, io sono un curato di campagna e con un'intelligenza limitata, delle capacità limitate. Ormai sto andando verso i 60 anni, insomma, incomincio pure io ad avere i miei problemi. Beh, è mai possibile che con tanti preti, con tanti teologi, persone intelligentissime, capacissime, devo essere io che faccio i libri sugli angeli, insomma. Una volta non era così, una volta gesuiti, domenicani, francescani, ecco, facevano tantissimi libri sugli angeli. Adesso siamo rimasti 4-5 preti cattolici, un paio di autori laici cattolici, ma vi dico sempre, siamo massimo una decina di persone in tutto il mondo, no? Su 1.300.000.000 di cattolici e dobbiamo combattere contro squadroni di migliaia di persone, di autori New Age, esoterici, appunto. Veramente siamo Davide che combatte contro Golia. Quello penso che sia ormai da sempre, no? Più o meno il cattolico è sempre chiamato a combattere contro il grande Golia. Quanto influiscono gli angeli nelle nostre scelte quotidiane, nella nostra battaglia, diciamo, quotidiana, in quelle che sono appunto, che è il discernimento tra scegliere di fare una cosa piuttosto che altra? Ma vedi, noi diciamo la voce della coscienza, ma in realtà la coscienza è la voce dell'angelo. Tieni presente,
L'angelo agisce nella misura in cui noi lo facciamo agire. Io una volta ho conosciuto una persona di santa vita, una mistica, che mi ha fatto anche ridere, mi ha detto una grande verità in un modo molto quasi elementare. Ha detto così: Don Marcello, il Signore mi fa vedere un po' gli angeli delle persone che vengono qui. E ha detto così: alcune persone hanno un angelo molto grande alle spalle, che sono persone che si confessano, persone che pregano il rosario, persone che vanno a messa, persone che cercano di combattere i vizi che tutti abbiamo, le tendenze cattive, sbagliate, e di alimentarsi nella virtù. E dice lei, io vedo queste persone che hanno un angelo grande. E poi dice, altre persone invece vedo che hanno un angelo piccolino, piccolino, tutto stracciato. Cioè sono persone che bestemmiano, hanno una vita morale, sessuale, pervertita. Sono persone che non amano i genitori, non osservano i comandamenti, non pregano, non vanno a messa, non hanno amore alla Madonna, non recitano il rosario. Quindi queste sono persone che hanno anche un discernimento molto, ma molto scadente. Cioè, voglio dire, gli angeli intervengono nella misura in cui, potentemente, noi però glielo permettiamo. Lei mi ha fatto la battuta, dice, noi siamo un po', noi pompiamo gli angeli. Mi ha dato l'idea appunto della bicicletta con la gomma sgonfia e noi con la preghiera, con il pompino appunto, riempiamo la ruota. Allora il discorso è questo: gli angeli sono potentissimi se però noi apriamo la porta della nostra, la finestra della nostra camera. Io lo dico sempre alle persone. Quando la mattina si sveglia, la stanza è al buio, fuori ci sta un sole che spacca le pietre, no? Però se tu non fai un piccolo sforzo, non ti alzi, buona volontà, non apri un po' le imposte, non alzi la persiana, è chiaro che fuori c'è una giornata meravigliosa, ma tu stai nel buio e nel freddo. Allora, il discorso è sempre questo: se non c'è un minimo di buona volontà, mettersi a pregare, fare il rosario, andare a messa. Cioè, bisogna vincere questa forza di attrito che nasce dalla pigrizia nostra, poi nasce pure da situazioni che il diavolo ti sa organizzare bene, ma a un certo punto, come dire, bisogna essere dinamici, attivi nella vita spirituale. La gente si impegna tanto negli studi e si impegna tanto nel lavoro, però poi nella vita spirituale si pensa che le cose siano molto più facili. Bisogna impegnarsi e gli angeli ci aiutano. Ok, benissimo. Per quanto riguarda invece la battaglia spirituale in atto, quanto è importante, appunto, tornando a San Michele, rivolgersi a lui e in che misura, a tuo avviso, lui interviene nella vita di ciascuno? Allora, la cosa bella è che noi cattolici, noi cristiani di Occidente, festeggiamo San Michele l'8 maggio e il 29 settembre, no? Insieme a Raffaele e a Gabriele, che anche loro sono angeli guerrieri, tutti gli angeli sono guerrieri, ecco. E invece gli ortodossi festeggiano San Michele e tutte le schiere angeliche l'8 novembre. Gli ortodossi hanno una grandissima devozione a San Michele. In quasi tutte le famiglie ortodosse c'è sempre un'icona di San Michele, oltre che l'icona della Madonna. Nelle famiglie cattoliche non è frequentissimo trovare l'immagine di San Michele. Allora il discorso è questo: nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12, c'è questa presentazione della grande battaglia che c'è stata all'inizio dei tempi, no? Dove San Michele sconfigge il drago. Sconfigge Lucifero, abbiamo 2/3 degli angeli fedeli, 1/3 degli angeli che sono diventati diavoli e vengono allontanati via dal cielo, ecco, dalla presenza di Dio. Qui c'è questo concetto che è importante, come in alto, così in basso. Allora, in cielo gli angeli buoni, capitanati da San Michele, hanno sconfitto il male e alla fine dei tempi questo avverrà anche sulla terra. Allora il diavolo sa di essere sconfitto, di essere un fallito, e però, come dire, si impegna molto bene fino alla fine per portare quante più persone con sé all'inferno. Il discorso di fondo è questo: 2/3 sono rimasti fedeli a Dio, degli angeli, 1/3, quindi sono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di angeli che sono stati appunto decaduti.
Allora noi esseri umani dobbiamo prendere il posto degli angeli cattivi. Allora, quando uno ha una vita virtuosa, una vita eroica, è un santo, non è importante se viene ufficialmente canonizzato, l'importante è essere santi, anche se magari uno si fa un po' di purgatorio, no? E poi va in paradiso. Ecco, gli umani santi, ecco, prendono il posto degli angeli cattivi. E il demonio fa tutto il possibile perché, appunto, le persone non diventino sante, le persone non si impegnino per il regno di Dio, per la loro maturazione spirituale. Quindi c'è questa battaglia, però la battaglia è vittoriosa perché San Michele è l'angelo vittorioso. Allora, alla fine, quelli che sono amici della Madonna, che è la regina degli angeli, sono amici di San Michele, vengono sempre, anche se magari abbiamo tante ferite, qualche battaglia la perdiamo, però la guerra insieme agli angeli, a San Michele e alla Madonna, la nostra regina, la vinciamo. Molto bella questa immagine dei santi che rimpiazzano gli angeli caduti. Questa veramente, diciamo, fortifica anche un po' la spiritualità, a mio avviso. E io. E questo, allora, ci sono tanti livelli di santi. Allora, noi diciamo che San Francesco è il serafico padre, perché per la sua umiltà è un serafino, no? Tieni presente che il diavolo chi è? Il diavolo è uno che, Lucifero, è uno che con molta abilità è riuscito a convincere un terzo degli angeli che Dio non è buono. Quindi, oltre ad essere intelligente, è anche una persona che ci sa fare, perché mica è facile ingannare gli angeli, cioè lui ci è riuscito alla grande, no? Quindi voglio dire, è un presuntuoso. Qual è il peccato di Lucifero? Noi diciamo che è un peccato di orgoglio, ma che cos'è l'orgoglio? L'orgoglio sono che io aiuto gli altri, ma nessuno deve aiutare me, perché io non ho bisogno di nessuno. Allora, l'angelo che rifiuta di essere creatura, Lucifero, fa un peccato di orgoglio. Allora, io aiuto gli altri, e quindi probabilmente Lucifero si era fatto ben volere da tantissimi angeli perché in qualche modo era simpatico, era affettuoso, li aiutava, era intelligente, era brillante, però non accettava di essere aiutato da Dio, cioè non voleva nessuno sopra di lui. Molto interessante questa dinamica. Ecco, San Michele e la Madonna in effetti sono gli anti Lucifero, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ma grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, è santo il suo nome, no? E poi quando la Madonna dice, che cosa fa il Signore? Innalza gli umili e abbassa i presuntuosi. San Francesco, l'umiltà. E quindi voglio dirti, vedi che è interessante che due campioni della Chiesa Cattolica, San Francesco d'Assisi e San Francesco da Paola, tutti e due erano innamorati, cotti, di San Michele Arcangelo, tanto è vero che poi i francescani sono frati minori e i minimi, appunto, di San Francesco da Paolo sono i minimi. Quindi tutti quelli che alla fine fanno tante cose, ma non sono presuntuosi, sono umili e in qualche modo sono amici della Madonna e di San Michele, perché Madonna e San Michele è l'umiltà glorificata e San Michele è diventato il capo degli angeli e Maria è la regina dell'universo. Quindi è molto importante l'umiltà. Bene, grazie mille, Don Marcello. Noi chiudiamo qui questa piccola intervista, giusto per introdurre l'argomento angeli, che sicuramente è molto vasto e hai tantissime informazioni da darci. Quindi, innanzitutto ti rinvito per un nuovo appuntamento dove magari cominciamo un po' a parlare dei cori angelici, cerchiamo un po' di capire bene nel dettaglio, se non in una, magari in più puntate, in maniera da riuscire a dare un quadro abbastanza completo dell'argomento. E volevo chiederti, visto che lo chiedo sempre ai sacerdoti, di farci una benedizione. Allora, ci uniamo ai cori angelici e diciamo: Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. Il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Poi, prima di dare la benedizione, vorrei dire: la situazione attuale della Chiesa non è delle migliori, però non dobbiamo essere pessimisti, perché ci sono tantissime forze all'interno della Chiesa, ed è la maggioranza positive, sono tantissimi sacerdoti, tantissimi laici che per esempio alla fine della messa, anche se non è più obbligatorio, fanno la preghiera a San Michele Arcangelo, organizzano i pellegrinaggi ai santuari angelici, parlano degli angeli. Quindi voglio dire, non dobbiamo essere pessimisti. C'è una parte della Chiesa che purtroppo, soprattutto dagli anni 70 in poi, con questi autori protestanti
si è confuso, no? Vogliamo fare i moderni e vediamo come si sono ridotti i protestanti. Vogliamo fare la stessa fine dei protestanti, che sono insignificanti a tutti i livelli, ecco. Però ci sono tante forze vive, rigeneranti nel cattolicesimo, e poi San Michele, l'angelo vincitore, è con noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, sia su tutti gli amici che ci seguono, e in modo particolare su di te, Daniele, che porti avanti questo tipo di apostolato così impegnativo, ma così anche bello. Grazie mille, ho recuperato questa bellissima statua che porto sempre con me. Ne ho un'altra un po' più grossa perché devi capire che stranamente la statua di San Michele mi è caduta 3 volte e mi si è rotta in più parti, ma solo questa statua, le altre no, e l'ho reincollata, quindi questa la tengo giù con me in studio, ne ho un'altra su, però stranamente, come puoi vedere, magari se si capisce, ci sono dei segni della colla, ma ci tenevo particolarmente e Devo dirti, la colla per me è il sacramento della confessione o del perdono, della riconciliazione. Tutti quanti noi periodicamente abbiamo momenti di defiance, di disintegrazione, i peccati, non so come li vogliamo chiamare, e ci rompiamo in 3 pezzi come quella statua tua di San Michele. Però quando ci andiamo a confessare e stiamo in grazia di Dio, quella è la colla che ci riconnette di nuovo nel miglior modo possibile per servire Dio, per amare il prossimo e per avere una vita dignitosa. grazie mille ancora, noi allora ci vediamo alla prossima. Ringrazio Grazie. tutti per aver seguito l'intervista di quest'oggi, sicuramente molto edificante e interessante. Vi ricordo di iscrivervi ai social che vedete qui in sovraimpressione, che sono YouTube, Rumble, Spirito di Verità, su Telegram e anche sul sito internet, e in maniera appunto da rimanere aggiornati anche sui prossimi video pubblicati sull'argomento e ben altro. Se volete fare una piccola donazione a Spirito di Verità TV, lo potete fare nella sezione Sostienimi. Grazie ancora a tutti, che Dio ci benedica.